Ciao a tutti, oggi voglio inaugurare con Chiara di Mondevert, una cara amica di lunga data. Ciao Chiara. Ciao Simona. Grazie di avermi accolta, braccia aperte nel tuo bellissimo Grazie negozio. Grazie a te di essere venuta a trovarci. Voglio inaugurare questa nuova rubrica che racconta dei miei luoghi della bellezza, cioè quei posti dove vengono prodotti e commercializzati i prodotti di cui io vi parlo nella nostra pagina. Possono essere prodotti interamente naturali, come nel caso di Mondevert, potranno essere cosmetici di ispirazione chimica attiva, vedremo laboratori, visiteremo tante aziende. Mi sembrava però bello cominciare con una delle realtà storiche del panorama eco-bio italiano, appunto Mondevert. Chiara, la vostra filosofia? Allora, la nostra filosofia è quella di, appunto, proporre dei prodotti che siano completamente naturali, con una composizione biologica, cioè con degli estratti di agricoltura biologica, e questo da sempre, poi da quando siamo nati nel 2006, che poi ecco, faccio una piccola panoramica su da dove arriviamo e dove stiamo andando, ecco. Mondevert l'abbiamo fondata nel 2006, ma questa poi è nata poi da un'esigenza personale, che era quella di utilizzare dei cosmetici biologici e naturali, ma per uso personale, perché come già sai, perché l'hai vissuto anche tu questo passaggio, all'inizio degli anni 2000 c'è stato proprio questo movimento di consapevolezza, quindi di scoperta di quello che stava veramente nei cosmetici e in certi casi di inorridimento, perché si è scoperto che c'erano degli ingredienti veramente bruttini, ecco, passami il termine. E da qui a eliminare tutto quello che c'era in casa di poco carino e andare a comprare in Germania, di solito si andava in Germania su un famoso sito di cui non faccio il nome, non so nemmeno se esista più, si faceva la spesa e si compravano detergenti, creme, tutto si comprava lì perché era l'unico posto abbordabile, cioè nel senso che dove si era quasi sicuri di trovare questo tipo di cosmetico. E poi c'è stato appunto questo movimento di consapevolezza, di scoperta, e da lì sono nati appunto il nostro negozio nel 2006 e poi diversi altri negozi, e diciamo che adesso la cosmesi biologica non è più quella nicchia che era una volta, ma ormai se vai per strada magari chiedi alla prima signora che passa: scusi, ma lei sa che cos'è un cosmetico biologico? Magari riesce anche a dirti di sì. Sì, ormai diciamo che è un po' alla portata di tutti, ecco. Infatti anche noi siamo nati con un negozietto mignon, con qualcosa come 100 prodotti, una cosa proprio piccola piccola, e poi adesso abbiamo più di 3.000 diverse referenze, insomma il negozio è veramente diventato un po' più grande e abbiamo anche il punto vendita fisico a Stezzano, oltre al sito internet che è appunto mondevert.it. Qual è la barriera d'ingresso, chiamiamola così, perché un prodotto, una referenza, come l'hai chiamata tu da tecnicamente, entri nei vostri scaffali? Allora, imprescindibile la composizione INCI, cioè la lista degli ingredienti, insomma, come quando tu fai una torta e hai l'elenco degli ingredienti che devi usare, lo zucchero, la farina, il burro, ecco. Per fare un cosmetico, appunto, serve un elenco di ingredienti che deve essere riportato obbligatoriamente sulla confezione esterna. Quindi, noi quando selezioniamo un prodotto, oggi, come ieri, come sempre, prendiamo la nostra confezione, leggiamo quello che c'è dentro e se ha una composizione accettabile, nel senso che è ecologica, e quindi non fa male all'ambiente, non fa male a noi, non fa male agli animali, questo prodotto noi lo inseriamo, ecco. A prescindere dalla certificazione, perché un cosmetico biologico generalmente per definizione deve essere certificato, cioè riportare un bollino che indica che c'è un organismo che controlla che tutte queste composizioni siano ok, ecco. E noi bypassiamo un po' questa cosa, nel senso che prima controlliamo noi personalmente la composizione INCI. Se c'è anche la certificazione biologica di un ente super partes, tanto meglio, però non sono due cose che, non è che una cosa esclude l'altra, ecco. Biologico equivale sempre ad efficace? Non sempre, perché comunque dipende, ecco, dipende dal prodotto. È un po' come la cosmesi tradizionale, se devi prendere una crema anti-age troverai sicuramente quella più efficace e quella meno efficace.
Anche nell'ambito del biologico ci sono delle creme anti-age magari meno efficaci di altre, ma è chiaro perché magari un'azienda cerca di andare su altri obiettivi, ad esempio, proporre magari una crema sì anti-age, ma magari con un costo molto contenuto, perché anche nel nostro panorama ci sono fasce di prezzo molto diverse, dal primo prezzo all'alta gamma, chiaramente. Quindi magari ci sono aziende che, appunto, per tenere il costo un po' più contenuto, magari mettono meno principio attivo, magari sono meno efficaci, ecco, poi i prodotti finali. E lì, chiaramente, per scoprire qual è quello veramente efficace, bisogna conoscere l'azienda, sapere chi è il formulatore, sapere con che criteri lavora, e lì sai già dove vai a parare, ecco. Noi ad esempio abbiamo nel nostro catalogo diversi marchi su cui, ecco, questi ci mettono la mano sul fuoco perché conosco i formulatori e so veramente che lavorano di coscienza e fanno dei prodotti veramente eccellenti. Altre aziende so perfettamente che per tenere bassi i costi magari usano non materie prime scadenti, perché tra l'altro sono fior cioè hanno tutte le certificazioni possibili e immaginabili, però magari mettono meno principio attivo o comunque per forza di cose propongono un prodotto che è meno efficace, pur essendo biologico. Ecco. Qual è il miglior veicolo di un principio attivo? E poi che cos'è questo veicolo di cui abbiamo parlato prima nella nostra chiacchierata preliminare? Ecco, appunto, il veicolo non è né una Ferrari né una Panda, ma è quella sostanza che permette di far arrivare alla pelle il principio attivo. In sostanza è un cosmetico fatto da veicolo e principio attivo. Principio attivo è quello che lavora, ad esempio in una crema anti-age può essere l'acido ialuronico, può essere un'altra sostanza che va a agire sulla profondità della ruga. Il veicolo invece è quella sostanza, di solito il principio attivo è una piccola percentuale, il veicolo è una percentuale maggiore. E questo veicolo permette di far arrivare alla pelle il principio attivo, perché se tu ti spalmi un principio attivo sulla pelle, questo ovviamente non penetrerà. Invece il veicolo favorisce la penetrazione. Chiaramente deve essere una sostanza che sia amica della pelle, diciamo, ecco. Mi viene in mente l'olio di jojoba. L'olio di jojoba ha una composizione molto simile a quella del sebo cutaneo, che è naturalmente prodotto dalla nostra pelle. Quindi fa in modo di ingannare un po' la pelle, passami il termine, e è come se si sovrapponesse al nostro sebo, si legasse con esso e facesse penetrare il principio attivo. È una tecnica molto semplice, però ti dà proprio l'idea di come funziona un veicolo. Chiaramente se io mi prendo una crema alla paraffina con un veicolo che è rappresentato a paraffina o da un petrolato che non è sebo simile, il principio attivo non so come faccia a penetrare, magari ci vorranno dei solventi o delle altre sostanze aggiunte. Quindi secondo me è sempre bene, anche da questo punto di vista, puntare su una cosmesi bio naturale, proprio per questo, perché abbiamo la garanzia di avere un veicolo che sia sano, passami il termine, ecco. Certo, un'altra delle grandi, diciamo, bufale del marketing, vendere prodotti di altissima fascia prezzo con anche degli attivi sbandierati nella pubblicità molto potenti, i coenzima, i peptidi, eccetera, e poi in realtà li vedi annegati in un mare di petrolatum, esatto. Mineral oil, che altro non è che petrolio. Esatto, senza contare i siliconi. Contare i siliconi, eccetera. Ma una della mia età, una bella cinquantenne, bello brutta. Bellissima. Grazie. Una cinquantenne, cosa può trovare per la sua pelle nel mondo del naturale? Allora, tieni conto che noi cinquantenni, a differenza di voi quarantenni, abbiamo magari una menopausa, quindi una pelle che può diventare secca o grassa a seconda, può avere degli sbalzi di calore, può avere tante particolarità o problematiche che magari appunto a 40 anni non si hanno. Ecco, piccola parentesi, da quando è nato questo movimento di cosmesi bio in Italia, che c'erano 4 prodotti in croce, ma veramente, proprio per le esigenze più basic, adesso i prodotti sono veramente tanti e ci si sta specializzando ultimamente proprio su questa fascia di donne che sono le cinquantenni, quindi che hanno una pelle con determinate esigenze molto precise, quindi hanno bisogno di creme che riescano a avere appunto funzioni antiossidanti, anti-age,
che è soprattutto antimacchia, anche perché a una certa età comunque cominciano a vedersi anche macchie cutanee derivate dal sole o da mille altri motivi, ecco. E noi ad esempio nel nostro catalogo abbiamo tra l'altro da pochissimo inserito questa linea di Liquid Flora, che è proprio una vera skin care per pelli dai 50 in su, ed è fantastica perché ha appunto un effetto botox-like. È una cosa un po' simile al botox, nel senso che comunque tende a spianare le rughe e con determinati principi attivi, tra l'altro di nuovissima generazione, riesce proprio a ridare tono, a scolpire i volumi del viso, quindi a ridare proprio una nuova freschezza proprio al volto, anche proprio allo sguardo, ecco. Ci sono appunto dei prodotti specifici per il contorno occhi che fanno questo tipo di lavoro. Questi di Liquid Flora mi viene in mente, ma anche quelli di Pura Vida Bio, anche questi Pura Vida Bio, loro hanno tutt'altra concezione, si basano sui lisati, cioè su dei vegetali fermentati, che è un'altra delle correnti che stanno andando adesso per la maggiore nella cosmesi, e sono degli straordinari ingredienti questi. E queste di Pura Vida Bio, tra l'altro, vengono fatte in Italia, in provincia di Bologna, proprio lì attaccato, e l'azienda è fatta da sole donne, quindi ancora meglio. Tra l'altro dovrebbero essere anche loro tutte sulle cinquantina, quindi ci siamo, ecco, anche come target di produzione. Fantastico, conosco il problema. Ma per le fastidiosissime rughette che spesso si creano intorno alle labbra, soprattutto per chi fuma, eccetera, che non aiutano senz'altro a mantenere un rossetto anche con l'applicazione della matita? Esatto, beh, ci sono, trattando appunto la pelle con questi prodotti, ci sono anche dei prodotti, appunto di Pura Vida Bio, c'è un contorno occhi che fa anche da contorno labbra. Questi prodotti sono imprescindibili perché andiamo proprio a ridare tono ed elasticità alla pelle e a riempire proprio la ruga quando si sta infossando, diciamo. Acido ialuronico a go-go, anche lì è un ingrediente fantastico perché penetra nella cute, e tra l'altro poi con questi acidi ialuronici di nuova generazione con alto peso molecolare, basso peso molecolare, aiutiamo proprio la pelle a riprendere tono fin dall'interno, quindi sono ovviamente dei trattamenti che vanno fatti con costanza, almeno al mattino e alla sera, l'applicazione di questi prodotti, e bisogna applicarli, ecco, non è che uno la mette un giorno e poi non la mette due giorni. La costanza è qui, come in tutti gli altri ambiti della vita, uno il punto di forza, ecco, della riuscita di un progetto, ecco, può essere il progetto l'eliminazione delle rughe dal contorno delle labbra o qualsiasi altra cosa, ecco. Quindi detersione, massaggio, nutrimento, esatto, e anche una vita sana aiutano sicuramente una pelle a restare bella anche in un'età più avanzata. Esatto. Voi avete serenità soprattutto. E la serenità, un bel sorriso, esatto, con un bel sorriso come il tuo. Ora, mi fai vedere un po' di tutta quella ben di Dio che ho visto al piano di sotto? Ma direi che possiamo anche spostarci. Andiamo, dai, allora. Andiamo.